Questo credo di essere io di profilo, non è una parrucca. Ovvero Bertocchi, è un uomo che ormai ha 45-50 anni, è un mongolino e che nel laboratorio trova una sua dimensione, fa queste cose che sono bellissime, cioè delle virgole colorate con dei ritmi di colori che credo che qui Giuliano stia commentando. Ecco, perché sennò... Ricordandomi delle partiture aleatorie dei musicisti miei amici della musica contemporanea, ho detto ma forse si possono cantare, e le abbiamo cantate insieme e abbiamo visto Cucù che cantava anche se non aveva le parole e si riteneva letto, ecco. E allora ho capito una cosa, che si può dare voce a tutto. In quel momento qualunque segno è passibile di decifrazione, bisogna però allargare l'orecchio. Come informazione, questo è il primo padiglione vuoto. Questo era il padiglione P, era un padiglione uomini tranquilli, che viene accorpato al padiglione Q, che è femminile. È la prima esperienza di reparto misto. Anche questo genererà polemiche, conflitti, critiche, no? Perché questi pazzi furiosi messi insieme, sa quante robe fanno, non so, no? Perché i pazzi magari no. Questa è la stanza che abbiamo chiamato del paradiso, il paradiso terrestre. E poi questa idea l'ho elaborata in passato. Penso che ogni corso universitario, ogni asilo, ogni, dovrebbe avere come fine, forse anche ogni esercito, di costruire in terra, seminando le armi a 1000 chilometri nel cuore della terra, costruire il paradiso terrestre per breve tempo. Non c'è stato una volta, è quello che possiamo costruire. Come l'abbiamo costruito lì? Beh, qui ci sono... Come l'avete costruito a Trieste? Lì ci sono, adesso questa è la disputa e la votazione sul cavallo, ma tutte quelle immagini sono storie, e sono storie che per la prima volta cominciano a dare voce, ecco, proprio restituire... Rivedersi nelle foto, uno specchio particolare perché ferma il tempo, è un modo di leggere se stessi che è stato interessantissimo sviluppare. Beh, d'altra parte, rivedersi nelle foto allora non è la stessa cosa di adesso, che c'è un uso assolutamente diffuso della fotografia e delle immagini. Questi sono i burattini che hanno avuto una loro vita, perché sono state una delle forme per andare in giro a raccontare le storie che si facevano al P in giro per i reparti, in questo giro della sera. Ecco, questo è Tinta. Questo è Tinta e no, quello che voglio dire è che il laboratorio apriva alle 8 di mattina, ma già alle 7:30 le persone erano lì davanti, perché in realtà il laboratorio rappresentava una possibilità di uscire dal tempo servo, no? Come diremo con Giuliano più volte, ed è un momento dove effettivamente le persone cominciano ad avere delle dimensioni nelle relazioni che sono assolutamente straordinarie, impensate, insomma. No? Ecco, e non era necessario fare niente. Chi voleva prendeva i pennelli, faceva, stava lì 5 minuti, fumava la sigaretta, guardava, ecco, e via. E anzi, un giorno Peppe mi fa, e mentre dice, dai Peppe, bisogna organizzare, mettere, attaccare al muro, dice Giuliano, io vengo qui per divertirmi un po' dopo una giornata di duro lavoro, lasciami giocare. E mi ha dato un insegnamento che mi è servito per tutta la vita. Tenete presente che i laboratori di pittura, come di tessitura, di cucitura, sono una caratteristica di tutti i manicomi di allora e anche di adesso. Ma questo sono dei laboratori dove lo stesso tempo è un tempo scandito, dove comunque ci sono delle regole. Questo diventa assolutamente strano e straordinario perché si muove dalla mattina alla sera e non chiede, non determina, no? le griglie dentro le quali stare, e costruisce una comunicazione costante. Una cosa che forse non vedremo è che tutte le sere Giuliano con Vittoria e gli altri partecipanti componevano un volantino, cioè un giornale che si stampava in offset. C'era
mi ricordo Montecalvo che aveva la tessitura, un'altra persona che ricordo sempre con molto affetto, una persona molto bella, molto buona, e si andava per i reparti a comunicare quello che era accaduto durante il giorno all'interno di questo laboratorio, cioè la comunicazione tra tutti era proprio un elemento sostanziale. Sì, la comunicazione, gli amori, le lettere d'amore, il gioco, lo stare lì, l'andare, venire a vedere se veniva un visitatore, raccontava, questa attesa di qualcosa che poteva succedere, ma senza l'obiettivo di costruire null'altro che il cavallo, che però è stato costruito da Vittorio e da Stefano, e non dai matti, ed era il pretesto, e questo è stato uno dei giochi con Franco, proprio avere questa cattiva coscienza, mettere lì un'altra cosa per farne un'altra, che non era nelle nostre intenzioni il curare, non era il nostro... La nostra capacità. Perché eravamo giovani, ha detto Giuliano, innamorarsi. Io mi sono innamorato molto di più in questo posto, ma proprio nel vero senso della parola, cioè di incontrare uno sguardo di altri. C'è una dimensione affettiva, affettuosa, amorosa, straordinaria, che ci colpì. Poi col tempo mi sono anche ricordato che la parola cura, la cura in greco vuol dire amore, insomma, dove non c'è l'affetto è difficile che ci sia una vera cura, specialmente con i fatti della mente. Il gioco della comunicazione era anche quello che il cavallo da un certo momento in poi ha cominciato ad avere una pancia con una porta. E c'è stato, come dire, un mettere in moto la macchina del desiderio, del desiderare. Cioè il cavallo era nato perché si voleva rispondere prima con una casa. Gli artisti, mi ricordo, pensavano di costruire una casa come per dar corpo e voce a quelli che chiamavamo i bisogni, che chiamiamo i bisogni primari. In qualche maniera qui sono venuti fuori i bisogni radicali, insomma, no? La libertà, l'amore, lo stare insieme, quell'azzurro, no? di quelle sagome in qualche maniera dava spazio assieme al bisogno primario a questo bisogno radicale, no, di esistere. C'era una persona che ricordo tanto, Rosina, che tra l'altro era quella che è stata un po' la nonna di tanti nostri bambini perché andava anche all'asilo che c'era allora, e Rosina era una produttrice di storie straordinarie, no, che venivano scritte su questi fogli e poi al pomeriggio lette e commentate. Ecco, questo venire con qualcuno, questo tornare indietro, poi li ritrovavamo alla sera nel giro dei reparti, dove andavamo col carrettino della biancheria netta e sporca del cavallo. Ecco, questo essere presenti con l'informazione sempre in tutti i momenti dell'ospedale, essere tutti i giorni presenti, in maniera che la storia, che il cavallo non fosse un cavallo di cartapesta da sé solo e monumentale e monumento, ma fosse il frutto della presenza di tutte le memorie, di tutti i desideri, di tutti i progetti umani di chi stava lì, di chi girava lì, infermieri, medici, visitatori, matti. Anche questo, che abbiamo visto il paradiso terrestre, ma è molto più terrestre che paradiso, nel senso che anche qui c'è ruvidezza, anche qui c'è conflitto. Per esempio, credo che molti di noi ricorderanno che qui c'era Albino Spangler, che è quello che poi sarà l'accoltellatore di Max Belsasso. Lui è un uomo molto intelligente, lo somigliava a Bertolt Brecht, no? Lo chiamavamo Brecht. Ma non lo sapevo che era stato lui. Era lui che era venuto a dirmi. E lui appunto, di fronte a questo, che lui viveva con un'interpretazione altrettanto seria, no? Come una messa in mostra, come una ulteriore violenza, lui un giorno arriva al laboratorio e spacca tutto. Quindi il laboratorio non è il luogo della non contraddizione o della piattezza. È un luogo dove le persone arrivano e portano i loro problemi. Nel momento in cui si liberano, dicono ed esprimono bisogni che ci mettono assolutamente in ginocchio rispetto a questo. Sì, e noi eravamo convinti, io non conoscevo il manicomio, quindi lavoravo come... Evviva i cani!
Evviva i cavalli, c'era l'operina in cui c'era anche un cane, bellissimo, le voci di tutti, ecco queste voci di tutti, anche del più tremendo esserci, delle bestie, degli uomini, era un po' il gioco, perché credo che fosse il gioco questo della psichiatria o della non psichiatria. C'è un primo tentativo che fa Giuliano di truccare le elezioni, no? Qui sul cavallo ci sono molte storie, per esempio c'era un signore che si chiamava Nerbo, che era al padiglione D, agitati, e lui era stato un grande commerciante di bestiame e di carne, andava a comprare i cavalli in Ungheria, in Croazia e li vendeva. E lui il cavallo lo guardava con l'occhio proprio del venditore e diceva: Vittorio, bene però, che bel pettorale che gli hai fatto, che bei fianchi, ma questo è proprio un bel cavallo. E poi il cavallo doveva essere azzurro, Giuliano aveva già deciso che ma fosse. Ma Franco azzurro. Lo voleva azzurro anche lui, eravamo due a lavorare, a tramare. Non si poteva fare che azzurro, però dovevano essere i matti a dire che doveva essere azzurro. E allora... è l'unica manipolazione. insomma, di manipolazioni se ne fa. E allora lui ha preparato tante sagomine di cavalli rossi, gialli, azzurri, marroni. No, erano sagome vuote. E ognuno doveva riempirle col colore preferito. A maggioranza ha vinto l'azzurro. Ah, sì, è stata un'assoluta maggioranza. Ma là, non è vero! Ecco, questo sono le operine, no? Le straordinarie infermiere. Qui, per esempio, ci ricorda adesso che si sta senza microfono Pina, che qui tra gli amori è nato l'amore della Merina Samez e di Bruno Dalino, che era anche chitarrista. Sì, lei è morta, ma hanno avuto un bel bambino che si chiama Luca, che spero abbia una bella storia anche lui. È una storia cavallina. Con le operine, per esempio, era bello perché si potevano fare dovunque, avevamo queste sagome e andavamo nei reparti a farle. E tutti le cantavano perché erano facilissime. Quante volte le abbiamo cantate? Un giorno ogni tanto ne avevamo più di 20. Ed era questa forza collettiva, secondo me, questo fare insieme, questo essere presenti insieme, che fa scappare lo stare male. Quando si sta insieme a fare positivamente, si sta meglio, in effetti, si sta meglio. Cioè sarebbe la dimensione perduta, primaria del comunismo, quella antica, antica, la primaria, quella dei gattini che giocano, insomma. C'è un'altra banalissima invenzione, che è quella di una pedana. E una pedana, come ci ha insegnato poi Giuliano, adesso io dico cose sue, sono 10 centimetri più in alto degli altri, no? Salire sulla pedana metteva immediatamente le persone in una esposizione, in una situazione di recitazione, per cui veniva più facile il dire, il raccontare, il raccontarsi, e in fondo un po' anche fare il clown, un po' fare battute. Quella pedana. Questi sono Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, questa è l'operina del paradiso terrestre, che è anche un canto bellissimo, Adamo in paradiso ed Eva. Thank you.
qui sempre per raccontare della ruvidezza e della realtà, abbiamo dormito poco la notte precedente qui, perché esatto, la sera, il sabato e il venerdì precedente. Loro non volevano farlo uscire, io ero per farlo uscire, e Franco anche, loro. E invece, no, devo dire che dell'acqua si è battuto alla fine per farlo uscire, per fare la mediazione. Cioè, che è stata sempre la mia condanna, ma comunque, va bene. No, ma bisogna dire... Guardate che eleganza, che bellezza, che meraviglia. Però c'erano anche molti rimasti dentro, Sembra quasi... No, ma forse bisogna raccontare questa faccenda. Beh, intanto dovete sapere che siamo nel 1973, gli infermieri fanno ancora turni di 42, di 48 ore, e il salario è assolutamente poco accattivante, le più giovani sono costrette anche a dei turni di lavoro non da poco, c'è una, come dire, proprio un sacrificio che viene chiesto a chi sta qui dentro. E c'è da parte delle organizzazioni sindacali questo atteggiamento che è sicuramente attento e di curiosità nei confronti di questo cambiamento che sta avvenendo, ma contemporaneamente c'è anche la necessità di cavalcare questo cambiamento per costruire un vantaggio, no? Questo accadrà anche... Perché poi è la prima volta dopo la guerra di Troia che un cavallo sfonda all'incontrario, perché con Franco, con la panchina, Franco e Vittorio abbiamo abbattuto un architrave per uscire dal padiglione, non ci passava mica il cavallo. D'altra parte c'erano gli psichiatri che dicevano che mostrare, era arrivato qui l'Espresso, il Corriere della Sera, Paese Sera, le televisioni italiane e straniere, mostrare questa storia del manicomio che si apriva era una sorta di vetrina che poteva negare o offuscare quello che era l'orrore del manicomio che ancora c'era, le condizioni dei lavoratori che erano ancora quelle, dei servizi igienici che erano. E dunque si era creato una sorta di attenzione sul cavallo che era diventato un oggetto politico importante. Le assemblee del venerdì e del sabato avevano deciso che il cavallo non sarebbe uscito, perché fare uscire il cavallo significava avallare la logica del manicomio, mentre invece rompere e bloccare questa festa avrebbe significato, con questo gesto di rottura, la denuncia di tutto questo. La sera del sabato, nella scuola di Via Gombi, nella scuola di Amicis di Via Gombi, dove si preparava la festa del giorno dopo, è cominciata una riunione con Basaglia, con tutti quanti gli altri, con loro, con Vittorio, con Giuliano e tanti altri di noi, e siamo stati lì, credo, fino... Io sono andato a dormire che erano 5 del mattino. Anch'io. Però alla fine... Qui siamo sul Colle di San Giusto. Sull'acropoli di Trieste. Questo per capirci, il fatto che si aprono dei confronti e delle contraddizioni, anche dei conflitti, sono sempre, una volta appunto vissuti, gestiti, parlati, chiariti, diventano sempre dei momenti produttivi. Secondo me quello lì è un poliziotto. E quello che si produrrà qui è che si costruisce un documento che verrà nel corso della sfilata, perché poi il cavallo andrà con le persone a piedi e con queste bandiere da San Giovanni, ripeto, fino a Piazza Unità e poi a San Giusto. Siamo a San Giusto qui. Fino a qui verrà distribuito questo documento, questo volantino, dove si dicono queste cose e dove appunto tutti noi prendiamo coscienza di questa situazione. Ecco, qui c'è Enzo Sarli, che era un nostro meraviglioso compagno. Questa è l'amica di Marco Cavallo, la Rosina. E quando siamo stati sulla soglia del manicomio uscendo, io ho sentito che era una soglia, non era la soglia di Trieste, era una soglia, perché dentro di me ho detto: ma guarda, e leggendo Shakespeare, leggendo Pirandello, non avevo capito niente della metamorfosi, della possibilità di metamorfosi che abbiamo con tutte le istituzioni imprigionanti.